Lutto shock al TG1, si è spento uno dei volti famosi del TG. Grave lutto per la grande famiglia del TG1, è morto uno degli ex direttori. Il 2018 è cominciato con una terribile notizia di un lutto, che ha colpito tutta la redazione del TG1, il telegiornale più seguito dagli italiani nel nostro paese, che rimane uno dei punti di riferimento importanti per l'informazione italiana anche in quest'epoca dominata dalle testate giornalistiche online. Ieri 1 grado gennaio è stata diramata la triste notizia della morte di uno degli ex direttori del TG1, parliamo di Albino Longhi. È morto Albino Longhi, giornalista ed ex direttore del TG1. Albino Longhi, nel corso della sua lunghissima carriera in Rai, dove era entrato a partire dal 1969, aveva diretto per ben 2 volte il TG1, riuscendo sempre a contraddistinguersi per la sua grande professionalità e per il modo in cui riusciva a trasmettere la sua passione alle persone che lavoravano con lui. Il periodo più lungo in cui lo abbiamo visto alla direzione del TG di Rai 1 è quello che va dal 1982 al 1987, 5 anni, che ancora oggi vengono ricordati come i migliori per la direzione del TG di Rai 1. In queste ore, infatti, sono davvero tantissime le attestazioni di stima e solidarietà nei confronti della famiglia di Albino Longhi per la grave perdita subita in questi primi giorni del 2018. Il primo comunicato stampa è stato quello dei vertici della Rai. Monica Maggioni e Mario Orfeo si sono stretti intorno al dolore della famiglia di Albino Longhi, ricordando con grande affetto il periodo in cui è stato direttore del TG1, ma soprattutto ricordando la sua grande lezione di giornalismo. Il messaggio d'addio per Albino Longhi del TG1. Longhi, infatti, era considerato uno dei veri e propri maestri di giornalismo e coloro che nel corso degli anni hanno avuto la possibilità di formarsi sotto le sue direttive, possono considerarsi a dir poco fortunati. Un vero e proprio esempio di giornalista da seguire, ma anche un uomo virtuoso e di grande classe, ricordato con tanto affetto dalle persone che nel corso degli anni hanno avuto la possibilità di lavorarci, ma anche di conoscerlo al di fuori dell'aspetto lavorativo. Ieri pomeriggio, dopo la notizia shock della morte di Albino Longhi, è arrivato anche il messaggio di cordoglio da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che lo ha ricordato per il suo grande esempio di giornalista, ribadendo che i suoi 5 anni alla direzione del TG1 vengono ricordati ancora oggi come i migliori di sempre per la storia del TG Rai TG1 Lutto.